teatro dell'eccellenza, una meraviglia dell'architettura sportiva dedicata a ospitare le emozioni più forti di questo sport straordinario. Benvenuti a tutti, manca poco al fischio d'inizio. E benvenuti all'evento più importante del calcio europeo, le grandi orecchie, la finale di UEFA Champions League sta per arrivare. Ed è il momento dell'inno della Champions League. Puntati sullo schermo, inizia la finale. Come in qualsiasi finale mi aspetto un atteggiamento prudente da parte di entrambe le squadre, specialmente all'inizio. Credo che sarà una partita molto tattica nelle prime fasi, molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Un po' di indecisione sul da farsi. Prova a tirare. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Aduriz prova la giocata nello spazio. È tutto solo là davanti. Prova il tiro. E c'è già la prima rete. La conclusione è stata bella, ma è l'idea di giocarla così che mi ha entusiasmato. Deulofeu ha realizzato due gol in questa competizione. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Il primo gol è sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Cerca un compagno, Arbeloa scatta verso il pallone. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. Attenzione al tiro. Buon cross, peccato per la conclusione. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità.
parte sulla sinistra. Vuole la profondità. Occhio alla conclusione. Insacca le spalle del portiere. Sembrano avere il totale controllo della gara. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Sono 4 per lui in questa competizione. Barcellona può gestire un comodo vantaggio di 2 reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. La mette in avanti. Thiago la gioca in profondità. Arbeloa riceve in posizione interessante. Ottimo intervento! Con un pallone profondo. Dybala. Arbeloa riesce ad intercettare. Opportunità di ripartire. Buona la sua progressione palla a piede. Denis Suarez, autore di un assist oggi. Deulofeu prova la giocata di Fino, si allunga e trova la palla. E arriva alla fine del primo tempo. Si chiude dunque il primo tempo della finale. Qual è la tua impressione? Che idea ti sei fatto della partita fino a qui? Il vantaggio li mette sicuramente in una condizione favorevole, anche dal punto di vista mentale, psicologico. Nel secondo tempo non devono rilassarsi però, perché comunque gli avversari sono in partita e tutta da giocare. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. E iniziano i secondi 45 minuti. Messi. E trova bene il compagno. Va al tiro. Dainelli spazza via senza pensarci 2 volte. Trova il compagno e può tentare la conclusione. Ha mancato il bersaglio. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Thiago. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Cercano un'azione veloce. E passa! Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Il Barcellona ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Ecco Dybala. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova la giocata nello spazio. Provano a partire in velocità. Si libera la grande. Chance per tirare. E hanno segnato ancora. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol.
Messi? È un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Si riparte dal 3-0. Dainelli, scodella in avanti. Denis Suarez allarga sulla fascia. Fangioni scatta verso il pallone. Bel gesto tecnico. Arbeloa riesce a rubargli il pallone. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Cerca spazio. Colpisce il pallone. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Digne si fa trovare pronto e si appropria del pallone. Fangioni prova a spingere sulla corsia di sinistra. Tenta la conclusione. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Prova Duriz, può colpire. Il portiere si oppone. Un'altra conclusione. La mette in rete. Stanno mostrando una superiorità evidente. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Christian Ledesma prova a giocarla in profondità. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. I compagni che circondano il giocatore a terra sembrano molto preoccupati. Maccarone prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Questa è una delle notti più importanti della loro vita. I campioni d'Europa sono loro.